Zinni, Pietro, banda armata e associazione a delinquere. Pietro, parliamo di 10 anni di reclusione. Appunto, il peggio è passato. Che altro può succedere? Ho un modo per farlo uscire di galera. Prego. Sono una banda scalcinata di ex ricercatori universitari. Consegnatemi 30 sostanze ancora legali e io vi garantisco libertà e fedina penale pulita. È un accordo ufficioso, per la polizia non esistete. La vita ci sta dando una seconda possibilità. Rimettiamo sulla banda. La sicurezza di Roma è in mano a questi disperati. Questi li abbiamo. Non possiamo sgarrare. Niente più mignotte, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente macchine. Ricevuto. No, vabbè, niente droga. Pietro, certo, ma non ti fidi? Guarda, sono come un ginecologo. In che senso mi sfugge, però? Cioè, nel senso, non è che adesso il ginecologo ogni volta che vede una... Ma che? Una cosa che gli ma piace... Che cazzo di Pietro, ho fatto l'esempio sbagliato! Cannone acustico a onde d'urto. Reggetevi. Signori, questa è una categoria antropologica che io maneggio ad occhi chiusi. Ah, bucione! Ma che fai, non mi riconosci? Stava a mangiare siamo all'arte dello sassone. Dal sassone? Dal bugliaccaro? Può essere. Ma quale può essere? Guarda che mi sta a far timido, mi portacci! Io temo solo che sarebbe un po' difficile passare inosservato. Starei per partorire tuo figlio. Lo finisco una cosa e vengo! Lo sai che vuol dire tutto questo, sì? Che stiamo per morire. No, che siamo tornati. Eccomi, ce l'ho fatta. Sono libero. Pietro, perché hai una svastica sul casco? Perché sono venuto con un sidecar originale del Terzo Reich e non è che posso andare con un casco normale su un sidecar originale del Terzo Reich. Altrimenti sembrerei un cretino. Però non gliela fare vedere la svastica al bambino, eh? No, no, ma che scherzi, assolutamente no, che poi questo è un momento delicatissimo.